Melchiorre ha detto che chiuderanno due stabilimenti. Questi due stabilimenti sono Pomigliano e Mirafiori, due stabilimenti che Melchiorre aveva detto che doveva investire ad occupare tutti i 5.000 lavoratori. Ad oggi, compagni, sono 3.000 lavoratori ancora fuori e nessuno sa che fine faranno questi lavoratori. Quei lavoratori stanno cominciando a lavorare sulla catena, stanno iniziando a vedere che significa avere 10 minuti di pausa in meno, stanno vedendo che significa non poter andare in infermeria se ti infortuni, stanno vedendo che significa andare in fabbrica senza marcare il cartellino, senza essere retribuiti e rimetterci i soldi di tasca per arrivare qui in fabbrica a produrre in cassa integrazione. Vedono che alla fine chi aveva ragione eravamo noi e vedono 3.000 compagni a casa, 3.000 colleghi che non stanno lavorando. Quindi alla fine si sono resi un po' conto e iniziano a prendere coraggio, a prendere forze, ad avvicinarsi. 8 ore di sciopero a sostegno di questa battaglia durissima per far rimanere aperti gli stabilimenti, quelli che in questi giorni Melchiorre ha messo in discussione. La paura è tanta perché stanno sotto l'occhio dell'azienda e hanno paura. Qualcuno verrà sicuramente, qualcun altro ha paura, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo mollare. E a Pomigliano è iniziato l'attacco ai diritti dei lavoratori con un accordo che doveva essere un'eccezione, oggi è diventato un modello esteso a tutto il gruppo Fiat e credo, come non era un'eccezione per Pomigliano, credo che non sia un'eccezione per il mondo del lavoro. Quelli là che sono stati chiamati in fabbriche dalla Pomigliano, i 2.000 che sono stati chiamati, sarà molto difficile che parteciperanno. È importante che partecipino perché i problemi che si stanno verificando all'interno del stabilimento sono quelli là che abbiamo denunciato noi fin dal primo momento. A proposito della lettera che è stata firmata da alcuni lavoratori richiamati che chiedono che non si parli più male di Pomigliano. Questa lettera io non la riesco a spiegare, cioè cosa ci chiedono? Di essere omertosi? Di essere omertosi, cioè di non denunciare quello che avviene nella fabbrica perché altrimenti la fabbrica potrebbe non vendere i prodotti e di conseguenza potrebbe chiudere, cioè, ma ci rendiamo conto di quello che chiede questo personaggio. Senti, invece che ne pensi della posizione del PD che ha scelto di non scendere in piazza? Non credo che possa compromettere la riuscita della manifestazione.